Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Location un pochettino diversa dal solito. Direi che secondo me avete già capito dove sono. Siamo proprio alla prima gara del WRC 2019. Bus ritirato. Ma voi vi chiederete perché al bus? Beh, perché grazie a Fuori Traiettoria sono accreditato come media e quindi ho la possibilità di raccontarvi un po' più dal di dentro quella che è l'esperienza di seguire una gara del Mondiale Rally a tutti gli effetti da giornalista. Avremo infatti la possibilità di intervistare one to one i piloti e vi racconterò anche come sceglieremo le prove speciali da andare a vedere piuttosto che tutto quello che andremo a fare durante questo weekend. Ho usato il plurale perché ovviamente non sono da solo, poi vi presento i miei compagni di viaggio. Qui intanto stanno arrivando le macchine che stanno piano piano venendo parcheggiate in ordine di partenza perché tra pochi minuti ci sarà il palco partenza. Quanto mi fa strano vedere Ogier in Toyota e Tanak in Hyundai, voi non avete neanche la più pallida idea. Questi cambi di casacca di inizio anno mi stanno un po' destabilizzando, non capisco più chi corre dove. Abbiamo la possibilità di accedere un po' più da vicino, diciamo, rispetto a tutto il pubblico che comunque sta dietro le transenne. Brutto. Queste sono le tre bestioline che affronteranno il Mondiale Rally 2020. Conferenza stampa di presentazione e inizio anno. Oh ciao! Diciamo che ho visto posizioni peggiori. Parte ufficialmente il Rally di Monte Carlo. Ho Tanak primo sulla strada. Quando si dice bloccare una città. E comunque, grazie a Hyundai Italia, abbiamo un mezzo incredibile che ci accompagnerà in questo viaggio altrettanto incredibile. 96, numero top. Sì. Comunque io sto già registrando, non so se fa piacere saperlo. Sei regista, sei su rec. Siamo su rec. I miei compagni di viaggio, Giacomo. Ciao. E Simone dietro, che si nasconde. Ciao. Portiamo Simone a fare un giro del tracciato di Monte Carlo che non ha mai visto. Poi magari vi darò qualche chicca su come e dove andremo a vedere le prove speciali, in modo che magari anche voi possiate sfruttare in qualche modo i consigli. Oggi totale un bel 600 km croccanti come piace a noi. E ho solo 3 ore e 40 di strada. Siete carichi? Tantissimo. Simo. Calle a prova. Secondo te se lo busso che cosa succede? Senti. Ecco, diciamo che forse fare 200 km di trasferimento con un R5 o una WRC non è la cosa più confortevole che abbia mai visto. Sì, deve essere stressante. Flash. Adesso lo stacchiamo, giuro. Volevamo andare nel punto quello dei tornanti, perché comunque di notte era scenografico, aveva il suo perché. Sì. Ma ci andiamo o no? Non ci andiamo perché non ci sono strade che arrivano, che arrivano, okay, sul punto, e è a 1,8 km dal fine, dall'inizio prova, quindi pure io 1,8 km a piedi non lo faccio, ecco, ok. Uno. Secondo, il fatto che pur essendo media a quest'ora, cioè l'ora che arriviamo, che è vicina alla partenza, è notte, è un punto pieno di pubblico, molto probabilmente non ci lasciano andare su, quindi evitiamo di rischiare e cambiamo punto e vediamo che cosa ci riserverà a questo punto. Cioè andiamo un po' alla cieca, nel andiamo, senso sì, a scatola foto, chiusa, sembra un tratto veloce. Diciamo che il veloce di notte non è proprio la cosa più furba, perché comunque vedi fare i bianchi, fare i rossi, stop, cioè questi proiettili che ti passano. Però vediamo, bisogna trovare un compromesso. Che idea malsana ci è venuta stamattina? È la passione. È la passione, sì. Prendiamo strada, prendiamo strada, prendiamo, sì. Vai, vai piccola Tucson. Vai Tucson. Che fa. Madonna, che spettacolo! Abbiamo una fanaliera. È Mansell Outsider per la vittoria, come lo vedo. Possibile, non è un azzardo. È impossibile. Fantascienza. Però in realtà questo è il bello dei rally, cioè fai delle strade che non faresti mai nella vita. Esatto, cioè il rally ti porta a vedere dei posti che se no. Sì. Cioè, a parte che adesso non vediamo niente. Però ti porta a vedere questi posti che dici, ma esistono! Sì. Cioè la scomodità. E il fatto di andare in posti dimenticati da Dio, cioè ti fa comunque apprezzare. Sì, sì. E dopo 70 km civiltà. Ecco, te se sapevo che avevi retto nebbia col c***o.
che ti facevo passare. Il Monte Carlo è famoso perché le scelte giuste di gomme sono impossibili, le condizioni cambiano ad ogni prova e quindi è veramente difficile trovare una soluzione. Siamo per sbaglio capitati dentro in prova e c'è una condizione incredibile. Questo è quello che dicevamo due secondi fa, cioè il cambio di condizione repentino da un metro all'altro. Cioè, guarda dove passano. Sì. Tempo stimato nel guarda, qua è tutto pieno, Sì, sì, qua è tutto pieno. Vorrei un freno a mano. Vecchio qua. Qua arrivi sugli alberi, eh. Occhio che arriviamo anche noi sugli alberi. Esatto, esatto. E la mucca fa gas. Siamo arrivati in PS e questa è l'atmosfera. Tra l'altro prima c'erano i fuochi d'artificio, fuochi ovunque, figata, figata. Magari adesso vediamo qualche passaggino e dopo vi raccontiamo com'è andata. Hashtag Greta disapproves. Siamo tendenzialmente ibernati, però soddisfatti, bel passaggino. Sì, sì. Bel passaggino. A che ora è che partiamo quindi? Alle 9:30. Non mi porti a fare colazione? Non sto capendo più un cazzo. La media zona a me interessa quella di fine giornata, non quella di metà giornata. Allora dillo prima che adesso ti tiro. Che è la terza, sperando che non faccia nessuno faccia danni. Siamo un po' malati comunque, io adesso non ve lo vorrei dire, però... Forse dovremmo andare in prova invece che guardarla. Sbaglio. Buongiornissimo, senti il rombo del veicolo. 4 gradi, neanche mai. Pensavo peggio. Quando vedi il meno 4 gradi, l'omino seduto accesso. L'omino seduto accesso. Dopo questo possiamo andare in prova. Mamma mia, che botta. Ok, sì, l'ha tirato tanto forte. È stata, sì, hai visto che la sconnessione sì, a metà sì, curva tra il destro e il sinistra che l'ha tirato guarda, fortissimo. Direi che stamattina si ragiona. A 3 minuti dall'inizio della prova, vedete dov'è la fettuccia? Esattamente lì. Siamo in PS e tutto va bene. No, non va bene perché piove. Però vabbè, Tanak si è già tirato nel muro fortissimo. Sì, e per fortuna non ci ha fatto niente. Grisby ha fatto un'unità molto molto d'Apollo. D'Apollo. E adesso vediamo che cosa succede. Siamo nella terza prova della mattina e c'è Evans in testa. Evans. A proposito dei discorsi di ieri sera. La prova di prima, bel passaggio, un bel numero di lappi tra l'altro. Beh, e poi scusa, il passaggio con l'R3? Ah sì, non mi ricordo il nome del pilota. Neanch'io. Però è famoso in Francia. Come vuoi che lo iniziamo? Di esattamente quello che diresti a me, okay, parlandone. Mi mette pressione. No, tu fai finta che non ci sia. Il pubblico. Il pubblico ti mette pressione? No, ma il pubblico no, ti vuole bene. La sì, cosa che mi viene in mente sull'uscita di Tanak è che ha fatto impressione live fa. Fa paura, sì. Però c'è da dire che è uscito illeso. Quindi o comunque qualche botta, okay, nel senso è uscito con le sue gambe. È vivo, ecco, okay, esatto, è vivo e non è in pericolo di vita. A me fa pensare che siano molto sicure comunque le macchine, perché se tu togli quel livello di pericolosità, che magari vuoi, se vogliamo imputarlo all'Evo RC Plus, è anche relativo, nel senso che ci passa uno con un R5, non è che ci passa molto più lento. Dire che l'uscita di Tanak deve far riflettere,
Non è vero. Cioè, su cosa deve far riflettere? Sul fatto che sono sicure le macchine e che i rally sono, che il motorsport è pericoloso. Non puoi annullare il rischio finale. Beh, al 100% impossibile. E quindi, secondo me, non sono la dimostrazione che le WRC Plus sono eccessive, è la dimostrazione che le WRC Plus sono sicure. Pur andando fortissimo, riescono a dare un livello di sicurezza veramente importante. Siamo tutti d'accordo che se ci fosse stata una casa, una pianta grossa, staremmo parlando di una tragedia o poco diverso. Però se vogliamo togliere tutte le case, tutte le piante dai rally del mondo, togliamo i rally. Sì, esatto, corre sul deserto, allora dici, vabbè. E comunque si muore anche sul deserto, perché abbiamo visto la Dakar non più di 15 giorni fa. Appunto. E comunque si muore anche nel deserto, quindi se deve succedere, quindi purtroppo si sa. Ben venga l'evoluzione della sicurezza che hanno le WRC Plus, poi rimane Motorsport is dangerous. Ah, quello sempre. Sì, siamo pericolosi e ignoranti. Però è giusto così. Abbiamo parcheggiato. Adesso quindi lasciamo Simo andare in prova, facciamo le interviste di fine giornata prima dell'ingresso del parco assistenza. Anche se Giacomo vuole andare in PS. Ma Giacomo non andrà in PS. Questo è il mezzo del futuro. Che mezzo! Incredibile! L'anno prossimo voglio la livrea ufficiale. Sia benedetto il catering di Hyundai. Siamo sopra esattamente dove tra poco arriveranno le macchine a fare assistenza. Very difficult morning for us. Fighting to pick up the pace and yeah, have a good clean one. Perfect rhythm, but this afternoon we made some little adjustment on the setup and c'è un po' di gente. Adesso le macchine sono in assistenza, però un'assistenza un po' particolare è il flexi service, ovvero le squadre hanno 2 ore e mezza di tempo per in realtà fare 40 minuti di service reale. Questo permette ai team di lavorare un po' più con calma per preparare le macchine al meglio per la giornata successiva. È mezzanotte e mezza e tutto va bene. Noi continuiamo a guardare video invece che dormire. Dovremmo andare a dormire. Niente, siamo passati alle hold. Stasera vado a letto. Cheat. 3 hours later. Quindi buongiornissimo, non facciamo vedere le nostre facce perché è meglio. E come potete ben vedere, siamo in controtrasferimento andando verso la prima, nonché la seconda prova della giornata. La prima per noi, la seconda per loro. Esatto. Tentiamo il sorpasso? Sì. Sai che me la terrai davanti solo perché è bella? Ciao zio. Che passaggio! La neve! E poi dal nulla la bandiera del Friuli. Spettacolo! Ma ti passa il mondiale rally a mezzo metro da casa e tu cosa fai? Spali la neve? Cioè, siamo d'accordo. È il classico caso del se te molli smonto. Ovvero se molli scendo dalla macchina, in italiano. È incredibile come ci sia la neve ma fa un caldo micidiale. Io sono giacca aperta e fa caldo vero. Ma caldo vero. Siamo poco prima del paese dove siamo entrati l'altra sera, che mi ha detto: oh, che figata, c'è la neve, siamo in prova. E siamo sul punto veloce prima, che è veramente molto 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 interessante. Poco prima del paese di Selonné. Tra l'altro in questo punto si vede bene quello che fa l'aerodinamica delle Plus. Qui sul veloce, sull'impostazione, vedi come appoggiano la Plus. Sì, parte di traverso ma sta giù. L'R5 galleggia, quindi si vede, cioè, fa impressione. I due temerari sono andati su a piedi. Io, siccome sono uno scansafatiche, invece mi sto avventurando in questa strada sterrata, che però in teoria mi dovrebbe portare esattamente nel bivio dove siamo stati l'anno scorso, che era un bel posto e c'erano le macchine parcheggiate abbastanza vicino. Cioè, ok, la pendenza, non un passaggio incredibile, però
molto vicino alla fine della prova. Pensate che i commissari prima ci stavano facendo mettere lì. A livello di sicurezza stanno andando fuori di testa, non ti fanno attraversare, non ti fanno fare niente, ma anche in posti dove boh. Oggi le prove sono finite, adesso interviste, articolo, parco assistenza e dopo un bel po' di strada per tornare a Monaco. Speriamo domani di riuscire ad andare al Tourigny. Questa si chiama efficienza. Deficienza. Anche un po'. Stavamo aspettando che arrivasse per seguire qualcuno in trasferimento ed è arrivato Thierry, però si è fermato a controllare evidentemente qualcosa. Quando si dice che i piloti sono anche meccanici. È proprio vero, in rally succede anche questo. Sembra comunque niente di particolarmente incredibile perché si sono fermati giusto qualche minuto. Ha già tirato giù la macchina e adesso vanno a Monte Carlo anche loro. Sono le 2:18 e tutto va bene. E domani mattina non ci dobbiamo svegliare alle 5, no. Sveglia 5:30 in macchina alle 6. Belle le sveglie che abbiamo sentito, no? Abbiamo appena passato il paesino di Sospel. E da qui parte uno dei rami che ci porterà al Colle Tourigny. Voglio vederla la fettuccia. Eccola! Quello è lo scollino del Colle Tourigny. Diciamo che siamo arrivati. Ci siamo. Molta meno neve di quella che mi aspettassi, sinceramente. Freddino, ma non troppo. Questo in assoluto è il passaggio più storico del Rally di Monte Carlo, quello che si vede in tutti i video. Appunto, peccato, poca neve. Però ci sta. La classica prova comunque arriva da dove siamo arrivati noi e scende qui. Che posto, ragazzi. Questa è la storia. Bene. Ci avevano fermato dall'altra parte della strada, quindi li abbiamo visti tutti, non è vero perché siamo andati a mangiare, però adesso vediamo, se ci fanno passare facciamo anche un pezzo della prova scendendo verso Monte Carlo, arrivo, conferenza stampa e poi casa nanna, ne abbiamo fatte abbastanza. Quindi ci lanciamo giù fortissimo, ci ferma nessuno, sì, forse loro. Solo di là? Niente prova. C'è tutta la carovana dei camper che va di là. Andiamo, di qua. Ciao ciao Tourigny, è stato bello, abbiamo trovato il traino perfetto. Se per sbaglio tiro un freno a mano, scendo e gli faccio l'applauso. I piloti vanno in conferenza stampa così. No comment, pazzesco. I ricognitori che salutano i piloti sull'autobus, ma che spettacolo di scena! Fermata conferenza stampa. Appena arrivato a casa, tra l'altro, voglio ringraziare gli amici di Azzurra GP che mi hanno telefonato per raccontare a loro in radio in diretta quella che è stata l'esperienza al Rally di Monte Carlo, che voi avete vissuto insieme a me. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per riascoltare la puntata con il mio intervento e adesso sì, ci vediamo al prossimo video. Ciao!